migliorare la resilienza territoriale della popolazione e la capacità di risposta alle situazioni emergenziali. Questi gli obiettivi del progetto di cooperazione territoriale europea Readiness, che vede la protezione civile della Regione Marche in prima linea nel testare metodologie innovative di prevenzione e sicurezza. La resilienza significa saper far fronte all'evento calamitoso, che sia un terremoto, che sia un disastro naturale, avendo le competenze e la forza appunto di rialzarsi, ma soprattutto di sapere come fare in caso di questi eventi. Reso possibile da una sinergia virtuosa tra i partner nell'ambito del programma Interreg Italia-Croazia, il progetto vede la collaborazione attiva dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Questo progetto mira a migliorare la resilienza del territorio nella nostra regione Marche, in particolare sui rischi sismico e rischio incendi boschivi. Questo progetto è una capitalizzazione di un altro progetto europeo, l'Holistic, e quindi stiamo cercando appunto di continuare a mettere risorse proprio per migliorare la formazione e la resilienza della popolazione e dei volontari di protezione civile in questi ambiti e soprattutto anche il monitoraggio sismico degli edifici pubblici strategici. 3 giornate di eventi, dal 15 al 18 maggio, per migliorare il monitoraggio sismico degli edifici pubblici strategici, per la formazione dei volontari di protezione civile nell'ambito del rischio sismico e per la lotta attiva agli incendi boschivi. Uno degli elementi di spicco del progetto, dalla durata di 18 mesi, è proprio la collaborazione delle Marche con le regioni Molise, Friuli Venezia Giulia e la contea croata di Spalato e Zadar e la regione di Dubrovnik. Quando si lavora in progetti di questo tipo, cioè progetti Interreg, in particolare Italia-Croazia, che è il programma che ha finanziato il progetto, e quello che è importante fare è ovviamente rispondere alle esigenze non solo italiane, ma alle esigenze di un territorio più vasto, un territorio che abbraccia, diciamo, l'Adriatico. Noi abbiamo questa cooperazione con partner dalla Italia per 6 anni. Questo è il secondo progetto per Contea di Zara e adesso siamo in preparazione di un altro progetto con questi partner. Io spero che anche questo meeting oggi sarà un'opportunità di fare una nuova idea per questo caso di terremoti. Beh, il terremoto del Friuli è ricordato appunto proprio per un esempio di ricostruzione riuscita, ma anche per noi è il primo, diciamo, nucleo della nascita di una protezione civile organizzata che nella nostra regione è nata 10 anni dopo quel sisma del 1976 e che però continuiamo a cercare di migliorare per essere sempre pronti ad affrontare le sfide delle emergenze, dei terremoti in particolare.